Amici ed amiche di Termoli TV, bentrovati con la nostra consueta informazione. Erano in auto in viale Santa Maria degli Angeli e stavano decidendo quale casa saccheggiare. Tre bulgari sono stati bloccati dai carabinieri a Difesa Grande. Furto sventato, ma cresce l'allarme tra i cittadini dopo i numerosi casi registrati. Sentiamo il servizio di Elisabeth Fernandez. È l'unico settore che non conosce crisi, stiamo parlando di quello dei furti, soprattutto in abitazioni che vede troppo spesso la nostra città assediata dai soliti topi d'appartamento. Se nell'ultimo periodo il bilancio di questi reati, troppo spesso impuniti, era salito in maniera smisurata, proprio la notte scorsa una banda di bulgari che stava per entrare in azione nel quartiere di Difesa Grande è stata fermata dai carabinieri dell'arma. Erano intenti in un giro di perlustrazione sul viale di Santa Maria degli Angeli per definire quale abitazione colpire, quando la loro autovettura ha destato l'attenzione dei militari che li hanno immediatamente bloccati. Una volta perquisita la macchina, i militari hanno trovato diversi arnesi da scasso. Tre giovani bulgari sono stati condotti nella caserma di Via Martiri della Resistenza e sono stati denunciati. Momenti interminabili per i genitori di un bambino che questa mattina si è reso protagonista di una triste vicenda. Per un attimo si è pensato al peggio. Sul lungomare nord di Termoli, intorno alle 11, è scomparso un bambino. I genitori hanno chiesto immediatamente aiuto al titolare dello stabilimento, che ha deciso di allertare la polizia. In breve tempo gli agenti del commissariato di Viacina hanno contribuito alle ricerche. Il bimbo è stato ritrovato dopo un po' di tempo nel lido accanto. Si sarebbe allontanato volontariamente e avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Vittorino Nevoso, il bracciante agricolo scomparso dall'Arino, è stato rintracciato all'Esina. Sentiamo il nostro direttore Andrea Nasillo. Vittorino Nevoso, il bracciante agricolo scomparso dall'Arino sabato sera, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri all'Esina. Aveva scelto di allontanarsi volontariamente. L'uomo di 56 anni, originario dell'Aquila, aveva fatto perdere le sue tracce andando via dall'azienda agricola in cui lavora. A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi che lo hanno prima cercato per tutta la notte tra sabato e domenica e poi hanno denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno dato via ad una ricerca serrata e congiunta con la protezione civile, vigili del fuoco e volontari che è andata avanti fino al ritrovamento di ieri. Per agevolare le ricerche è stato adoperato anche un elicottero. Il 56enne era stato visto per l'ultima volta intorno alle 20 di sabato 4 agosto 2012. Ai militari ha detto di aver fatto una scelta del tutto volontaria. Lo ha tradito la cella telefonica che ha localizzato il suo cellulare. Pomeriggio movimentato, quello di ieri, intorno alle 18. Un anziano avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe finito a terra precipitosamente, sbattendo la testa. Tante le persone che, sentendo le sirene dell'autoambulanza, si sono recate in via Fratelli Brigida per capire cosa fosse successo. Secondo alcuni testimoni, l'anziano avrebbe perso molto sangue dalla testa, ma l'intervento tempestivo dei sanitari ha permesso subito il trasporto al San Timoteo di Termoli. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale. I bandi della Regione Molise per il sostegno alle imprese e all'occupazione vedranno 459 aziende beneficiarie tra nuove e già esistenti, che attiveranno progetti destinati a sviluppare 457 nuovi posti di lavoro. L'esecutivo regionale ha impegnato un totale di 37 milioni di euro. Esiste un tessuto sociale, ha detto il presidente Iorio, che mostra grande vitalità. Con gli occhi dell'innocenza. E questo è il titolo del libro presentato ieri sera a Colletorto. È intervenuta anche l'autrice Norma Malacrida. C'era anche Termoli TV. Vediamo il servizio. Ha congelato nel suo cuore le immagini struggenti della Seconda Guerra Mondiale per quasi 70 anni. Poi ha deciso di mettere tutto su carta in un romanzo pregnante di emozioni, di ricordi indelebili conservati nella memoria, con gli occhi di una bambina. Ieri sera a Colletorto la scrittrice Norma Malacrida ha presentato il suo primo testo narrativo. Con gli occhi dell'innocenza ripercorre fatti accaduti durante il Secondo Conflitto Mondiale, storie di donne, bambini e anziani che hanno vissuto il dolore e il dramma tra Termoli e Petacciato. Ma è proprio dalla consapevolezza di un tragico passato che si trova poi la forza di andare avanti e guardare al futuro con la speranza di un riscatto. Al tavolo dei relatori anche il professore Luigi Pizzuto, che ieri sera ha curato l'analisi dell'elaborato. La presentazione del testo è stata affidata al direttore di Termoli TV, Andrea Nasillo. Hanno omaggiato la poetessa anche l'assessore regionale Antonio Cheffo, il consigliere provinciale Donato D'Ambrosio e il parroco Don Mario Colavita. Ha introdotto l'evento di ampio spessore culturale il presidente del Consiglio Comunale di Colletorto, Michelina Spina, struggente il pensiero rivolto a fatti realmente accaduti, percepiti dalla platea anche attraverso la lettura di alcuni passi del testo. Nona edizione per lo Street Termoli, che
che si appresta a vivere un altro anno all'insegna della pallacanestro. Sabato 11 e domenica 12 agosto i ragazzi si sfideranno sul playground di Via Pianosa, zona San Francesco. Sono tre le categorie nelle quali potersi iscrivere: gli under 16, il torneo rosa e quello senior. Le iscrizioni termineranno giovedì 9 agosto. Per informazioni potete contattare Nicola Rampa al 347 34 41 670 oppure all'indirizzo email nicola.rampa@gmail.com. Si è tenuta ieri a Difesa Grande la presentazione dell'Arcadia Calcio a 5, il club termolese che compete nel campionato regionale e con in prima fila Antonio Giuditta. Le partite inizieranno il 25 agosto e i match si svolgeranno nella nuova struttura di Difesa Grande. La preparazione inizierà invece domani. Quest'anno, inoltre, anche la Juniores giocherà il campionato, dopo lo stop dell'anno scorso. Bene, era l'ultima notizia per voi. Vi ricordiamo che se avete segnalazioni potete contattarci all'indirizzo mail redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione. Arrivederci.